successo? Scusami, non ti avevo notata. Sai, stamattina mi sento un po' strano. Sarà perché non ho dormito bene. Ieri sera, ho mangiato, ho visto i telegiornali. E ormai, i soldi, tutte le notizie, mi hanno un po' sconvolto. Così, quando sono andata a letto, avevo per la testa ancora tutte le belle cose che succedono a questo mondo. E così ho fatto degli strani sogni. E cosa hai sognato? Hai la faccia di uno appena uscito dal castello dei mostri del Luna Park. Sicuramente avrai fatto un brutto sogno. Già, il castello dei mostri. Ma dimmi un po', tu altri cartoni animati, film comici, in televisione non vedi nient'altro? Sai, le sedieni, quelle vere, non i soliti film. Soldi, soldi, soldi. Tutti a caccia di questi maledetti soldi. Pare guerre e la gente che muore di fame. Se ti piace, questo è il mio castello dei mostri, il mondo che ci circonda. Certo, hai ragione, ma noi che possiamo fare? E poi, guarda, oggi è proprio una bella giornata. Dai, andiamo a scuola, sono sicura che il malumore ti passerà. No, io oggi non ho nessuna voglia di venire a scuola. Devo sapere, devo capire se è possibile fare in modo che il mondo della città in cui viviamo possa migliorare. Se per noi ragazzi esiste la possibilità di cambiare qualcosa, io sento molto forte dentro di me il desiderio di sapere. Già, tu vuoi sapere? Come se non volessi anch'io la stessa cosa. E dove lo troviamo, questo qualcuno così speciale che possa dare una risposta alle nostre domande? Svegliati, Gennaro, tu stai ancora sognando. Senti, tu se vuoi puoi anche ridere, ma io ormai ho deciso, vuoi andare in paradiso? In paradiso, così, da vivo. E come pensi di arrivarci? Basta crederci, il viaggio sarà lungo e forse anche pericoloso, ma se anche tu ci crederai, puoi andare a venire con me, così troverete insieme tutte le risposte. Ora, prima di partire, salutiamo questo gentile pubblico con una canzone che molti non conosceranno. Quando saremo grandi, così se ci sarà l'applauso, sarebbe un bel augurio per il viaggio che ci apprestiamo a fare. Thank you.
abbiamo fatto questa fine. Guarda qua, guarda, guarda. Lazzaroni, inquinatori. E dire che questo lo chiamavamo progresso. Io lo dicevo che bisognava fare qualcosa. Questi, se li lasci fare, ti fanno scomparire il settimo e pure l'ottimo CIE. Si dice ottavo, almeno così mi sembra. Ottimo, ottavo e pure nonimo. Questi stanno impedendo tutto il paradiso. Di questo passo chiudo tutta a chiave e me ne vado lassù, dove non si può entrare se non hai fatto almeno 4-5 mila anni di purificazione. Dai, ora calmati, che vogliamo abbandonare tutti quelli che stanno ancora laggiù. Almeno a quei pochi santi che arrivano, facciamogli vedere che non hanno sprecato il loro tempo a far del bene. Scusate se vengo a disturbarvi in un momento così importante, ma fuori ci sono due persone che desiderano entrare e dicono che sono qui per fare delle domande e per cantare delle canzoni. Ah, poi dicono che sono napoletani e siccome fra Napoli e il paradiso c'è una specie di gemellaggio, ci sono venuti a trovare, sicuri di fare cosa gradita a tutti i santi. Piccirillo, così hanno detto. Cosa? Sono venuti qui a cantare? Ma dove credono di essere? E tu sei stato lì ad ascoltarli? Vabbè che sei buono, sei quasi un angelo, ma se facciamo entrare tutti quelli che bussano, siamo freschi. Devo chiarire una cosa, questi due giovani hanno detto che i loro nonni sono già stati qui molti anni fa e nonostante i vostri invito a rimanere, loro preferirono tornare a Napoli, la loro città, e lì hanno vissuto ancora per tanti anni. Ora sembra che continuino la loro attività di musicisti fra il 12° e il 13° cielo. Il 12° e il 13° cielo, ma loro devono essere proprio bravi. Aspetta, ora che ci penso mi sembra ricordare quei due. Ma sì, devono essere proprio loro. Figurati che avevano la fissazione che con la loro musica e le loro canzoni avrebbero cambiato il mondo. Dicevano che qua in paradiso, essendoci tutti santi, non serviva a niente la loro arte. Dovevano ritornare sulla terra per svegliare le coscienze dei comuni mortali abbruttiti dal penare e vivere quotidiano. Beh, se ora sono al 12° cielo, non avevano tutti i torti. Che si fa? Li lasciamo entrare questi giovani? Io sono un po' curioso. Un momento, non ci facciamo prendere la mano dai sentimenti. Prima di tutto bisogna che ci informiamo su di loro, capire chi sono e che cosa vogliono. Mi spiego? Non è detto che solo perché hanno dei parenti già santi lo siano pure loro. Sono stanco di sentire quella famosa frase. Quello ha un santo in paradiso. La bontà non può essere scambiata per una specie di raccomandazione. Udite, udite, ho appena finito di parlare con quei due e mi sono accertato che fino ad oggi non hanno mai avuto né il cartellino giallo e tantomeno quello rosso. Insomma, solo cose veniali, passeggere. Secondo me possono entrare e poi se non li facciamo parlare, come facciamo a sapere cosa sono venuti a fare e cosa vogliono, non vi pare? Io, per me, non ho nulla da obiettare, anzi, sono sempre più curioso, però le chiavi le ha lui. Per questo, caro Pietro, devi decidere tu. Vabbè, ho capito, facciamo... Vabbè, ho capito, ma con questa storia va a finire che cattivo sono io, che sono severo, che voglio avere sempre l'ultima parola. Ma vi rendete conto che in queste cose bisogna essere prudenti? Facciamoli entrare, mi raccomando, prudenza! Tu, deve essere sicuramente tu, San Pietro, è vero? Vicini, mica vuoi Gennaro, questa è la mia amica Carmela. Ah, ti chiami Gennaro e vieni da Napoli, e come ti saresti potuto chiamare altrimenti? E tu sei Carmela? Sì. La tua faccia mi ricorda qualcuno, però non riesco a ricordare. Voi avete detto che qui si prega e basta. Allora vi prego, dateci qualcosa da mangiare. Un pezzo di pane, un panino a prosciutto, una fetta di sa. Vi prego! Povera ragazza, non ti sembra che sia il caso di mandare qualcuno giù a comprare qualcosa? Alla fine dei conti, questi ragazzi sono esseri umani, hanno ancora queste debolezze. Non possiamo ignorarlo, facciamo qualcosa.
Vabbè, ho capito. Facciamo pure questo. Ho capito, allora vado due nuvole più su e risolviamo la faccenda. Ma cosa devo dire di comprare? Nuvola lo sfè, riesci a sasic, lasagna, babà, due sfugliatelle. Sfugliatelle? Sì, due ricce e devono, babà, gna, sempre panzerò e due tazze caffè. Un caffè? Sì, hai già ricco il caffè. Ah, mi raccomando, ho caffè, la tazza. So che voi quassù non ne bevete altro, ma va bene anche per noi. D'accordo, Gennari? Grazie, io lo sapevo che qui ci aveste la tavola bene, ma vi promettiamo che dopo mangiato vi faremo sentire qualche canzoncello che abbiamo preparato apposta per questa occasione. Oh,
piacere che abbiate apprezzato la nostra canzone e che vi sia piaciuta. Però noi non siamo venuti qua solo per questo. Come certamente saprete, le cose laggiù sulla terra non vanno proprio bene. Noi ragazzi a volte siamo preoccupati nel futuro che ci attende. Vorremmo sapere quando si avveranno le cose che impariamo a scuola. Sarà veramente possibile un giorno guardare al futuro e vedere realizzate tutte quelle cose? Visto che succede, sembrano solo fantasie o al massimo dei bei sogni. Cari Santi Pietro e Paolo, eppure voi le abitate, quello che ci interessa sapere è presto detto. Guarda voi, si sta bene, tutto liscio, si respira un'aria veramente pulita. Sincerità, amicizia, lealtà, bontà, fratellanza si avvertono, ma laggiù da noi non è così. I mali sono così tanti che qualche volta ci sentiamo proprio avviliti. Calma ragazzi, non dimentichiamo dove ci troviamo. Sappiamo bene quello che anche loro hanno dovuto tribolare prima di arrivare qui. Io, se me lo consentite, vorrei chiedere solo una cosa. La forza di lottare contro tutte le legalità che c'è da noi, mandando messaggi chiaro e forte, specialmente ai politici, che devono essere i primi a dimostrare che le mani possono essere pulite a qualsiasi età. E ora facciamo sentire la vostra voce nel modo in cui avete imparato, cantando. Via così presto, è vero Paolo? Ecco, mi avete infettato, ora anche io mi metto a parlare in napoletano. Hai ragione Pietro, chi si vogliono ci sanno proprio fa, ma cosa volete sapere? Cosa volete imparare? Voi già sapete tutto, dovete fare solo una cosa molto semplice e stare così come siete adesso, mi spiego? Quando diventerete adulti, sarete voi a scegliere. Se non avrete dimenticato i motivi che oggi vi hanno spinto quassù, li farete crescere dentro di voi, diffondendoli
diffondendoli nel cuore di tutti gli uomini. Così non avrete più motivo di lagnarvi. Siete voi il mondo che verrà e fatelo venire bene, mi raccomando. Bravo Paolo, mi hai tolto le parole di bocca. Però non la facciamo troppo lunga, che si è fatta tardi. Che Rubì, c'è la trombetta e la mucema cucca. Non riesco se ne parlo rimane. Buonanotte. Ma mi sono perdito. Ho puntito! La come parla già capito che si non mi compesano. E inoltre più, ti devo richiamare che hai fatto una schifezza per Nacchio. Pure se era diretta a me, ho fatto una schifezza per Nacchio. Buon anno alle danno, so sare bene la tecnica del pennacchio. Sì, vero pennacchio non deve essere né troppo lungo e né troppo breve, né troppo acuto e né troppo basso. Insomma, anche chi lo riceve deve sorridere e sentirsi gratificato di questa particolare attenzione. Hai capito? Ora ti insegno come si fa un pennacchio come si deve. Tu come ti chiami? Pasquale. Pasquale? Allora senti a me, bellino mio. E c'è un forte forte, ne Pasqua, hai capito? Ne Pasqua. Uè, ma che è sta muscia lì? E Luca come se fossi io tu bene sotto tu, ma Luca Pasqua. Ne Pasqua. Che se me l'era scordato, quando faccio così vedo sempre un amico mio Sarchiapone. Ecco, ma vieni Sarchiapone, ti presento questo giovanotto. Ecco, questo è Pasquale, chi ste? Sarchiapone. Ah, tu sei Pasquale e fai pure tu partire come ti vieni a Pappatore? Vieni con lui. State zitto, ma che dici? Non vedi che qua giù sta a caso di passaggio. Ma a proposito, tu che ci fai qua? Come sei arrivato in paradiso? Io sono andato qui con i miei amici a parlare delle giustizie che ci sono sulla terra. Poi, dopo aver conosciuto i santi Pietro e Paolo, abbiamo deciso di restare ancora un po' di tempo. Veramente, quasi tutti gli altri stanno ancora dormendo. Io non riuscivo a prendere sonno perché avevo da fame. Ho provato pure a pregare come ci ha detto San Pietro, ma pregando la fame invece di passare è aumentata. Hai visto che era come dicevo io? Chi sto a donna fa prima come di una pappa d'oro. C'è fame, è pregato e non è passato. E beh, ti piace di mancare che tu manda scemo, che sta faccia cadendo, ti mangiassi pure una caccavella. Ah beh, che se l'ora giusta, però non può, mi raccomando. State zitto, se no si scopre tutto sto fatto e diamo diritti diritti mezzo all'ambulatorio. Vieni con Luca, come ti va Pappatore, ci aspetto! Bravo.
tutto parto, ma non sono riuscita a trovarlo. Puri vaiù, già la storia così strana. Quasi era su un bus, sto preoccupata. Ehi, me lo voglio da casa! Non la cominciamo a fogliare misterio. Se Pasquale non ti trova, ovvero che sta facendo qualcosa. Cavolo, sta andando apposta. Ma ce ne più una roba di mamma. Sì, su questo sono d'accordo con te, siamo venuti tutti insieme e tutti insieme lo vogliamo andare via. Se non si trova Pasquale, non giungo in macà. Zitti, ho sentito le voci. Anzi, mi sembrano proprio le voci di Pasquale. Qua giù, io mi metto paura. Che mangiato, ci siamo fatti. Uè, e chi sti chi sono? Pare una panica da sotto. Ma no, questi sono i miei amici. Forse mi stanno cercando. Voglio, non preoccupata. Non l'avete conosciuta. Chi sei Pulcinella? È proprio un simpaticona. E chi sei Sacchiavona? A me gli amurchette tutto l'avviso. Pasqua, vuoi dire che qua ci stanno pure loro? Sono santi tutti e due. Chi mamma la Pulcinella? Prima dopo c'è Sciazzè! E chi ora Sacchiavone? E chi ho brutto lo scarrafone? Vergogno che sta vero. E forse sto sonnando veramente. Ma non mi importa, non mi voglio aiutare. Pure ce n'è, quando c'è qualcosa, e diamo due, e Napoli era così bello, la gente si voleva bene, si cantava, si faceva le stranate, ma ora nessuno canta più, la gente si vuole storto nel cullato, e si invizzano lì nelle macchine, e se non ti stai accorto, ti vuole pure sotto, chi fu a casa, chi fu a là, pure ce n'è, perché sta succedendo tutto questo? I tempi miei, e perché? Non sono politisti, i tempi miei. Napoli era bello, ma forse oggi è più bella ancora. Se i napoletani che stanno scudando in Napoli, ognuno pensa e dice, ma poi non fa. E vorrei che noi con quattro sciagurati, se siete napoletani, no, no, i suoi superchi, quelli che si mettono in capo e potete fare comodo proprio, ignorando tutte le regole della convivenza civile. No, voglio, non, questi non sono napoletani. Ma mi ha conosciuto a Serena. Come è nato? Perché è nato proprio là? No! Allora aspettate un po' qua, che mo raccontiamo tutto fatto. Così prendete conto che il problema di Napoli era uno solo. La subicchiaria! Bravi! Partenope. Partenope si era morta per amore di Ulisse. È brutto morire per amore, però non è niente vero che uno dopo morto per amore profuma di violette. No, che è morto per amore fede come tutti gli altri morti e non se non fede di più. E così fu per la bella sirena morta per amore di Ulisse. Fuggivo come una sardella qualunque che è stato solo una andata sana e un fede appostato boschi e prati è andata a gente sdumata. Ma non vieni che sto fieto, finché che si facetta innanzi una vecchia. A pascia alla marina, ci sta una specie di pesce in la città, che spanno tutto attorno sta malò. E in coppa spiaggia si mette una centinaia, a migliaia. E la sirena, mezza pesce e mezza femmina, sempre là. Che facciamo? Che non facciamo? Qualcuno la deve pur sempre levare da là. Tu, io, sì, si aspetta a me, voglio aspettare. E intanto il tempo passava. Poi qualcuno si portava a famiglia. Nato, si cominciava a fare casa. Non Monaco, aizzai la prima chiesa, così nascette le prime mestiere. Un ne veniva uno spumuto. Nato, il cozzo che appena pigliato. E chi là, ancora più furbo, e il cozzo che con il limone spumuto a coppa. Io mi sono fresca, mi capo prima e sto a mangiare. Oh, guai, e così mi passava. E niente cagnava, chi lo va a levare che lo pesce dentro dall'andello? La popolazione, oh veramente, e lo toglie solo l'autorità. Tocca a te, no, tocca a me, no, tocca al re. Sono cambiate le popolazioni, come pure le dominazioni, ma Ufiet sta sempre là.
Avete proprio ragione. Io non so se le cose sono andate proprio così. Però una cosa dobbiamo essere certi. Ofie dobbiamo fare in modo di farlo sparire. E noi siamo venuti qua apposta per questo. Se ognuno fa la sua parte, Napoli potrà rialzare la testa. Basta con la camorra, basta con la violenza e basta pure con l'ignoranza. Noi non vogliamo fare napoletani, siamo e ci sentiamo figli di questa città che ha dato tanto alla cultura e alla civiltà dell'intera nazione. Non vogliamo fare nessun passo indietro, vogliamo guardare avanti e ritrovare la gioia e la consapevolezza di essere nati nel posto giusto. C'è una bella lingua, piccirì. Chi te l'ha imparato tutte queste belle cose? Sono convinto che se ti avessi sentito peggio dell'invento, se ne sta figlio di scuola. Pollucine, tu sei stato uno dei nostri primi maestri. Tante cose le studiamo a scuola, ma poi bisogna passare ai fatti. Noi molto spesso parliamo alle persone con le canzoni e non c'è un'occasione migliore di questa, data anche la tua presenza, una bella scritta negli ultimi tempi. Siete d'accordo, Wagyu? Forza, cominciamo! Pollucine, vieni pure tu a cantare. Thank you.
mi sono commosso. Non capisco come si fa a diventare fudendo quando ci stanno sti guaglioni così. Siete d'accordo con me? Facciamoli un applauso. Su meriti. Ecco che dici, sappiamo, sti guaglioni non sono per papà. Ma sono papà, sono sfugliate. Se cosa, vanno così. Si allargò paraviso e sono contento. Sa, anzi, se potessi fare così, due paraviso. Uno c'è, è nato in coppa a te. Piano piano, sappiamo. Forse un giorno tutto sarà possibile, ma per un momento accontentiamoci che le cacciate di lì. Lo capitale guaglione, animati tutti da buonissime intenzioni. A questo punto, gentile pubblico, parlando di Napoli e dei suoi problemi, vorrei ricordare una realtà che solo a pensarci scioglie sangue, rinde e vena. Sto parlando di Nisida, dove ha sede l'istituto Osservazione Maschile e Minorile, Custodia Preventiva. Solo questo nome fa venire i brividi, non aggiungo altro. È stata scritta una canzone che rende l'idea più di ogni noioso discorso. Carcere Mare. Abbiamo visto e sentito di cose belle. Certo, io ho imparato più cose di queste poche ore che in tutta la mia vita, però vi sconfesso che comincio a sentire un po' di nostalgia. Anche io, non è che sia male, anzi no, sento la mancanza dei miei genitori, dei miei fratelli, non vorrei che fossero preoccupati. Ho sentito quello che stavate dicendo. Vi è venuta voglia di ritornare a Napoli, è vero? Tutti così, voi napoletani, partite, girate il mondo, ma non riuscite a stare via dalla vostra città.
Il fatto è che qui si sta bene. Però manco qualcosa. Io non sono abituata a questo silenzio. Per esempio, a quest'ora, dove abito io e continuo a vociare, bambini piccoli che piangono, mamme che cantano la ninna nanna e le radio accese a tutto volume. Si sente la mancanza di queste cose. E che cos'è questa realtà di tristezza? Voglio, mi volete spiegare che cosa sta succedendo? Dove andate a finire la vostra allegria e la vostra voglia di cantare? Pietro, questi ragazzi hanno espresso il desiderio di ritornare a Napoli. E è venuta Napoli l'udine, malattia rara che colpisce tutti quelli che nascono e vivono in questa città. In poche parole, sentono molto forte dentro di loro la mancanza del loro paese. Certo, questo me l'aspettavo, ma non così presto. Ora sono io che vi chiedo una cosa prima di lasciarvi. Prima di lasciarvi vorrei sentire quella musica che è un po' l'anima di tutti i napoletani. Avete capito quale? Sambi, abbiamo capito, però se permettete la facciamo con un arrangiamento un po' più moderno. Forza, Wagyu, dedichiamo questo ballo che per noi napoletani è come la seconda pelle a tutti i santi del paradiso che hanno saputo raccedere in noi la speranza. È la gioia di sapere che tutto il bene che si fa alla fine viene sempre premiato. Ragione, ragazzi come voi servono più sulla terra.
Voi che avete il dono di sviluppare i buoni sentimenti, dovete sviluppare ulteriormente questo dono. Diffondete e contagiate tutti gli uomini con il vostro esempio. Noi qua su veglieremo su di voi e fate in modo che il profumo della vostra gioventù non si trasformi con il passare degli anni nel fieto di cui parlava Pulcinella. Prima di lasciarci, vorrei sapere un'ultima cosa. Andate via soddisfatti? Avete avuto le risposte che cercavate? Cosa portate di buono dentro di voi? Di cosa vi siete arricchiti qua in paradiso? Tu che dire, faremo di meglio. Atterremo una canzone dove di zecca. In questo breve periodo non siamo stati con le mani in mano. Ne andavamo qui, tra queste nuvole, in paradiso, e nessuno è ancora risultata. Voi in questo cortese pubblico sarete i primi a sentirla. Credendo alla serenità e agli impegni che ci siamo assunti. E fare in modo che il fieto sia rimosso da Napoli e da tutto il resto del mondo. La canzone si intitola I nostri desideri. Vogliamo crescere sani per vivere sani, in salute vogliamo scoppiare. Più di uno sport vogliamo praticare, aria pulita vogliamo respirare, Jimmy Jimmy vogliamo gustare, e i nostri desideri realizzare. L'acqua di fiume non inquinato, la nostra bocca vogliamo dissetare, in un mare senza catrame, senza schiuma e senza lontani, i nostri conti vogliamo tuffare, e tanti buoni pesci assaporare. Desideriamo ancora un'altra cosa,
che il mondo non diventi brutto proprio adesso, perché ci siamo noi e per voi lo stesso. La pace, la luce e l'armonia, per sconfiggere la fame ed ogni ipocrisia, miseria, ignoranza, devono sparire. E poi desideriamo ancora un'altra cosa, che il mondo non diventi brutto proprio adesso, perché ci siamo noi e per voi lo stesso. Siamo stati pochi insieme, ma ci è bastata per convincerci della pazienza e l'amore con cui ci hai seguito. Dirti grazie è il minimo che possiamo esprimere per quello che meriteresti. Avremmo voluto conoscerti prima, ma ci accontentiamo. Vogliamo dirti che ti porteremo sempre nel cuore. Di te ricorderemo la grande passione che ci hai trasmesso per l'arte che va al di là di ogni sacrificio e ostacolo. Come dimenticare che l'ho dedicato a noi per preparare le basi, le musiche e le parole? Sei un grande e tale essere per noi, un modello da seguire. Siamo convinti che neanche tu ci dimenticherai. Al di là della nostra vivacità, ti abbiamo amato. Forse adesso siamo piccoli e non è il tempo di prendere sul serio le cose. Ma siamo convinti che quando saremo più maturi, i tuoi consigli ci accompagneranno e faranno di noi dei grandi uomini, come te. Perciò ti diciamo con tutti i nostri cuori, grazie, grazie, grazie. Ti va bene, ti va. Bravi! Scusate se c'è stato qualche piccolo intoppo, però succede anche, poi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un po' di professionalità, ma comunque io da parte mia, nonostante gli anni, mi sono divertito tantissimo e sono sicuro, ve lo garantisco, che si sono divertiti anche i vostri figli in questi mesi che abbiamo passato insieme, e spero che vi siate divertiti un po' anche voi. E forza Napoli!